Nel periodo invernale è molto frequente il fatto che si alzi la pressione e che comunque chi ha la tendenza ad avere un pochino la pressione ballerina possa avere una pressione che diventa purtroppo più alta. Allora, intanto escludiamo i problemi del rialzo della pressione legati a delle patologie, per esempio della tiroide, dei reni, perché ecco lì ovviamente è veramente il medico che può seguire e dire quello che bisogna fare. Io mi limito a dare qualche suggerimento, che è quello che do anche a me stessa, perché anche io ho una pressione ballerina che a volte, magari, specialmente quando sono un po' emotivamente più coinvolta, può, diciamo, la massima diventare più alta. Ecco, importante è la minima, che non deve mai superare, ad esempio, i 90. Il 90, il segno del 90 e non va mai superato. Normalmente una pressione, diciamo, ottimale dovrebbe essere gli 80, 85 e i 139. Quando già arriva a 140, c'è il campanello d'allarme. Infatti, chi ha l'abitudine di avere un misuratore a casa vede che appena si arriva al 140 si comincia così a segnalare con attenzione, attenzione. Allora, che cos'è in realtà che ci può aiutare a tenere la pressione sotto controllo? Perché è molto molto importante avere una stabilità della pressione. Fondamentale sono due cose: l'attività fisica, il movimento, soprattutto aerobico, e l'alimentazione. Sono due cose fondamentali. Ovviamente lo sappiamo tutti, però lo voglio ricordare: il sale da cucina andrebbe sostituito con le erbe aromatiche. Ora, non dico che quando uno magari fa un piatto di spaghetti non debba mettere un pochino di sale nell'acqua al momento che bolle, però un pochino di sale, quindi veramente controlliamola, non aggiungiamo mai il sale a tavola. La cattiva abitudine di avere la saliera a tavola, per cortesia, eliminiamola, e cerchiamo appunto di sfruttare le erbe aromatiche per dare il rosmarino, la salvia, il basilico, il prezzemolo. Sono tutti modi per dare, diciamo, sapore ai nostri alimenti, ma cercando di eliminare il sale o comunque veramente di mantenerlo al minimo, minimo, minimo. L'altra cosa fondamentale è il movimento. Il movimento veramente può fare la differenza. Quindi quei 30-40 minuti al giorno di camminata, non dico di corsa perché le persone che non sono abituate non possono correre, però munirsi di scarpe, quelle che si trovano ormai dappertutto, che sono scarpe con l'ammortizzatore in maniera tale che non danneggiamo la schiena, e camminiamo velocemente, cercando veramente di fare un'attività quindi aerobica. Addirittura dovrebbero essere 10.000 passi al giorno. Ora, se non sono 10.000 diventano 8.000, comunque va bene. Importante, ecco, evitare la staticità. Anche perché la pressione, ricordiamolo, che col passare degli anni purtroppo un pochino si alza. Perché? Perché le arterie diventano meno elastiche, quindi in un certo senso si fa più fatica ad avere la pressione regolare. Però con questi accorgimenti noi possiamo davvero collaborare con il nostro organismo, anche con il passare degli anni, a non dover ricorrere a quelli che poi sono i farmaci, che sono a volte indispensabili, e quello soltanto il medico lo può valutare, ma che, se noi riusciamo a combattere questa, diciamo, tendenza, specialmente in inverno, perché c'è un pochino di tendenza ad alzare la pressione quando fa freddo, noi facciamo una cosa intelligente, perché in un certo senso aiutiamo il medico a non doverci, come posso dire, sovraccaricare di farmaci, ok?